Ieri c'è stata una commissione consiliare qui a Via Verdi per parlare di tangenziale, diciamo, sono stati ribaditi i tempi di quelli che dovrebbero essere l'intervento fatto alla tangenziale. Voi intanto state pensando a un piano alternativo? Quali sarebbero? Perché io non ho convinzioni. Si parla più o meno di una settantina di giorni per rimettere. Non ho convinzioni così certe, io sono indignato di questa assenza di informazioni precise, di assenza di comunicazione corretta. È un comportamento sinora che è di assoluta mancanza di rispetto nei confronti della città di Napoli. Noi stiamo pagando un prezzo altissimo, quindi chiederemo conto di come vengono spesi 100 milioni circa all'anno di soldi, di come sono stati spesi circa 13-14 milioni di euro di qualche anno fa che erano destinati alla manutenzione di quel viadotto, come viene fatta la programmazione, come viene fatta la manutenzione, e questi signori non scaricassero sulla città di Napoli il loro modo di operare. Io sono profondamente indignato e questa lotta e questa battaglia non finisce qua. Per adesso dobbiamo avere immediatamente notizie di come viene messa in sicurezza, qual è lo stato della sicurezza nostra, perché ancora non lo sappiamo, non sappiamo se c'è un pericolo imminente e incombente, non sappiamo questi signori come programmano, sappiamo solo che fanno filosofia loro insieme ad altri professori, diciamo, della filosofia della nostra città, ma non la filosofia quella vera, quella che a noi piace, ma la filosofia di chi la vuole mettere in politica e in caciara, di scaricare sulla città. Quindi non giriamo le cose fin quando noi non sappiamo che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto. Noi non possiamo fare nulla, perché di fronte a questo noi non sappiamo se fra 7 giorni aprono i 3 corsie, come dice qualcuno, qualcun altro dice marzo, qualcun altro dice gennaio, qualcun altro dice che era programmabile, qualcun altro ha detto che se ne stanno cadendo i bulloni. Allora, se ne stanno cadendo i bulloni, ci volete dire se possiamo andare o non andare sulla tangenziale? Se questo è un paese serio, lo chiediamo a chi dà le concessioni a queste persone, a chi ancora non ci risponde dopo anni dove vanno i 100 milioni che noi ogni anno diamo a questi signori tangenziali, che evidentemente non sanno né programmare e né fare la manutenzione in maniera adeguata. Quindi per me questo è il problema. Altre sono chiacchiere che le lasciamo ai professori della filosofia, a chi la vuole mettere in caciara, a chi la vuole mettere in politica e a chi vuole distogliere insieme a Pomicino l'attenzione dai veri problemi.